Grazie innanzitutto a te per la disponibilità e faremo tesoro di quello che riusciremo ad ascoltare. Allora, Parioli, una delle poche classiche che ti manca, Endo Botti ci ha raccontato che quando ti ha chiamato per chiedere la disponibilità per la monta eri entusiasta della possibilità. Sì, perché adesso mi mancano pochi anni prima della fine della carriera, perché ho possibilità di cercare di vincere il primo Parioli, viene presa con due braccia. Assolutamente. Sono arrivato secondo, mi sembra, l'anno scorso, per cui ci sto avviando quest'anno e speriamo in bene, che sia l'anno buono. Lanfranco, una delle poche classiche che ti manca, scendi a Roma, vieni in Italia sempre molto, molto volentieri ovviamente. Hai dato un'occhiata alla corsa? Pensi che possa essere la volta buona per rompere questo incantesimo? Ascolta, io parlerò con Endo lunedì, mi ha mandato i partenti, ha un po' numero un po' all'esterno. Però non siamo in tanti, siamo solo in 9 e poi Carlo che ha corso bene a 2 anni e ha rientrato molto bene, per cui ha una grandissima chance con Endo riguardo avversari e poi avremo una tattica di corsa. Negli anteposto sei il favorito, d'altra parte il fascino dell'imbattuto senz'altro pone Patrio Tiro nel ruolo di cavallo da battere, un soggetto di qualità che ci auguriamo avrà il tifo di tutta l'Italia, forse non solo di tutta l'Italia. Esatto, sì, anzi in un certo senso mi sento un po' sotto pressione perché sono passati così tanti anni che cerco di vincere questa grande corsa che mi manca, allora magari sento un po' più emozionato. Beh, questo è bello, no? Un campione come te che ha vinto tutto, che comunque sia, fa capire anche quanto tu ci tenga, no? ad ottenere questa vittoria, a colmare questo piccolo vuoto che manca la tua carriera in una corsa proprio italiana, in una delle poche corse di gruppo rimaste tra l'altro in Italia. Senti, Franchi, come vedi la situazione lì da Oltremanica? Va bene, siamo partiti con Fivele, con i cavalli di John Gosling che sono in formissima, Cunco che ha vinto ieri, una possibilità che potrebbe correre il derby italiano. Ah, questa è una bella notizia che ci dai. È rimasto ancora e una grandissima probabilità che viene a fare il nostro Gran Premio d'Italia. E a parte quello, se la stagione è in piena azione, adesso ci abbiamo le Guinee, la prossima Newmarket e poi diversi altri Gran Premi in successione, per cui siamo molto impegnati, però siamo partiti abbastanza bene. Hai trovato, leggevo in settimana, che forse hai trovato il cavallo per il derby, questo Craxham? Craxham sì, è un cavallo che è molto progressivo, ha dei bei mezzi e penseremo di fare un altro derby trial, forse le tante a York, che è una delle corse più importanti derby, poi vediamo come se la passa. Senti, per quanto riguarda invece il tuo rapporto con l'Italia, Lanfranco, dicevo, ci torni sempre molto volentieri, ti piange un po' il cuore a vedere la nostra ippica così, che non se la sta passando bene? Ma non posso dire no, sicuramente sì. Abbiamo perso i gradi, i gruppi 1 che l'avevo perso l'anno scorso, di grandi corsi come il Jockey Club, il di Capua e corse così, per cui mi dispiace per quel motivo lì, però non ci arrenderemo mai a cercare di portare l'ippica più. Pensiamo alle cose positive, pensiamo che vengo lunedì a Roma, speriamo di mettere su un bello show, speriamo che viene gente all'ippodromo, speriamo che c'è bel tempo e passiamo una bellissima giornata assieme. Il tempo dovrebbe essere bello, da questo punto di vista ti do questa notizia. Se guarda Fatalist invece, che interpretare nel Reginelle, la stiamo vedendo in questo momento, che cosa ci puoi dire? Non la conosco tanto bene, sembra che è andata piazzata nel rientro, sembra una corsa abbastanza aperta, ci sono 13 partenti, per cui tutti pensano di avere una chance.
vediamo come andiamo. Senti, prima di salutarci, stai andando a Aidoc Park, no? Sai che oggi sì. Aidoc è nel nostro palinsesto, monterà in due occasioni, alla seconda corsa e alla terza, alla seconda El VIP e alla terza Afejan. Possibilità di vittoria? El VIP allenato da Kumani, penso che la corsa ha rientrato molto bene, poi meno male che non ha piovuto, il terreno è scorrevole come gli piace a lui. Afejan, lui fa rientro. Ha qualità di vincere una corsa così, tanto che non corre, non sono tanto sicuro se è abbastanza pronto. Più fiducia nel VIP. E poi, sì. E poi vado a Chantilly domani e ci vediamo a Capannelle lunedì.